aspettavo così. Non lo immaginavo, ma la pace che c'è. Per cui i miei docenti mi dicevano, anche se la persona è atea, ha avuto in casa una nonna che sgranava il rosario. La sessualità viene trasmessa dalle mamme. Ogni uomo è nato da una donna, cioè è la mamma, è la donna che trasmette la femminilità e la sessualità. Per cui scendiamo da questo. Ma non è sempre stato così. Questo che è importante, cioè a livello fisico è normale fare l'amore, è anormale non farlo. Cioè, dobbiamo ribaltare le idee che abbiamo in testa, le informazioni che abbiamo ricevuto. Ho visto le riprese del live e sono abbastanza scampolante come immaginavo, però almeno si sentirà l'audio di quello che dirà Donatella Tarotti. Adesso continuo con la mia telecamera per vedere anche un po' la differenza tra le due inquadrature e anche perché l'immagine è un po' più... Faccio vedere un po' l'ambiente. Questo è il tavolo di San Valentino, che è pieno di scritte amore. È il momento del mondo. C'è la grazia del cielo. C'è che è un momento del caos. Questo tavolo qui, la serata di San Valentino, si vestirà con il live, la telecamera, il pubblico che spero ci Ama anche solo ascoltare il tema sulla sessualità trattato in una maniera così magica e professionale da Donatella Tarotti merita un ascolto da parte di donne e uomini considerati, diciamo, maturi. Poi farebbe bene anche i bambini, ma questa è una cosa che si potrà sviluppare andando avanti. Io volevo dire qualche cosa sulla festa di San Valentino che adesso mi accingo a fare, no? È una festa un po' speciale perché a ridosso c'è la settimana successiva, il 20 febbraio, l'esito con il giudice di pace che discuteremo sulle multe che abbiamo fatto, i sequestri ripetuti a oltranza da oltre un anno, che mi hanno creato un danno economico notevole, ma ne parleremo la settimana successiva. Però perché lo accenno? Lo accenno perché dalla sentenza del giudice di pace, da lì a un mese di giovedì successivi, io vorrei arrivare fino al 18 di aprile, vediamo se economicamente riesco, perché sono arrivato alla frutta, in effetti per San Valentino farò il vaso, i vari vasi che devo ancora mettere a punto, delle donazioni, perché è arrivato il momento dove nell'amore bisogna sapere anche donare, non esiste la passività, no? Per cui se la risposta, diciamo, economica, no? Da parte di quello che sarà successo da qui al 18 aprile sarà una risposta sufficiente che mi fa capire che la gente comune ama questo progetto, allora io continuerò a lavorare qui. Se la gente comune in qualche modo non avrà risposto a sostenermi anche finanziariamente, vorrà dire che il progetto pronto per poter sbocciare da Ravenna dovrà spostarsi da qualche altra parte, o forse fermarsi, può anche darsi che si debba fermare, ma se si dovesse fermare nel senso che non potrò più avere un posto pubblico dove accogliere le persone, aggregare le persone intorno a un valore comune, che è il valore dell'amore, di cui ogni essere umano è innamorato. E per questo la festa di San Valentino ha un significato molto più profondo di quello che riusciamo ad esprimere. Il nostro cuore sa che è importante
essere innamorati, se vuoi goderti l'amore. E il bello è che scoprire che tu puoi spendere il lusso di innamorarti senza la delusione di non trovare il patto dall'altra parte, perché c'è una divinità dentro di noi che è in grado di soddisfarci come nessun amante è mai apparso sulla terra. Lo dico per esperienza, perché è in grado di soddisfare il maschile e il femminile che è in ognuno di noi, perché ognuno di noi è fatto di maschile e femminile allo stesso tempo, nello stesso istante. Non c'è una linea che separa, dipende dall'emozione del momento essere più maschili o più femminili. Le donne sanno fluttuare molto meglio in questa cosa qui. E quando devono essere maschili sono molto più maschi di noi maschi. Cioè, sono forti, potenti, determinate, conquistatrici. Non gli scappi, capito? Perché la loro parte maschile è molto forte, perché hanno anche la parte femminile e convivono con più naturalezza con la pace di se stessi. Diciamo perdere i pensieri qui, parlo di quando la vita ti chiama e fa l'appello, le donne sono presenti, noi maschi siamo molto infantili, ma comunque non la voglio menare su queste cose qui. Voglio fare una festa da dove si può partire e grazie al tema, no, per il quale io sono messo sotto accusa e devo andare dal giudice, cioè il simbolo fallico, avere una conferenza di Donatella Tarozzi che tocca l'argomento, no? Che è un argomento vitale per l'essere umano. Senza la sessualità l'umanità non esiste, non esiste, cioè si blocca automaticamente. In effetti chi non è bloccato poi ha voglia di raccontare agli altri com'è bello vivere, perché fa parte dell'essere innamorati. Quando sei innamorato tu parli solo del tuo amore, non ti interessa nient'altro, non sacrifichi neanche niente quando sei innamorato, non devi sacrificare niente, perché proprio non ti interessa nulla se non il tuo amore. Per cui essere innamorati dell'amore che abbiamo dentro di noi non è una roba da poco, è una cosa che risolve la vita. E la festa del compleanno della Davide, l'ottavo, sarà un compleanno particolare, perché o si accende questo progetto adesso qui a Ravenna, oppure si accenderà in un altro posto che sarà bello scoprire dove sarà e come avverrà. Però la Davide, la ricchezza che ha nei suoi semi è giunto il momento che debbano essere piantati e vederne i frutti rapidi, solidi e abbondanti, perché il tempo è adesso, è adesso. Chiudo qui perché ho già parlato prima nel live e cerco di fare sempre il meglio possibile.